Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua perché finalmente vi farò un video che mi richiedete a settembre, ovvero come organizzo la mia agenda. In realtà avrei voluto farvelo a settembre, però la mia agenda inizia da gennaio, quindi non avrebbe avuto molto senso farvelo appunto a settembre. E vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, mi trovate come chiocciola alicelatte-basso e che inoltre volevo chiedervi se potete farmi qualche domandina, perché ho intenzione di fare un altro episodio di Ask Alice, quindi magari commentate con l'hashtag Ask Alice e lasciatemi qualche domanda che vi interessa e registrerò un video. E niente, allora, intanto la mia agenda è una Moleskine e ora cambiamo la visuale, ve la faccio vedere un po' meglio, ma volevo farvi notare questi bellissimi Babbi Natali che voglio godermi per gli ultimi giorni, anche questo presepino che ho fatto io quando ero molto piccola. Allora, ecco l'agenda in questione, appunto è una Moleskine e questa è quella dell'anno scorso, tutta rovinata, sempre una Moleskine nera però. Quest'anno invece la mia mami, quindi grazie mami, me l'ha regalata di questo blu petrolio che dal video sembra un po' più vivace, ma in realtà è leggermente più spento, e anche questo elastichino. Vi faccio vedere un po' come l'agenda. Allora, qua c'è la leggenda di come io segno le cose, ma ve lo farò vedere dopo. E qua c'è appunto il marchio della Moleskine. Qua bisogna mettere il nome e poi ho coperto i miei dati personali e a quanti soldi si danno in caso qualcuno la riporti. Poi ci sono queste pagine bianche che dopo andremo a decorare insieme. Qua tutti i dati personali da inserire, sempre ho coperto appunto i miei. E poi inizia con questa pianificazione dove ci sono il 2020 e tutti i vari mesi per avere giusto un'impressione annuale, sia del appunto 2020 che del 2021, sempre con tutti i mesi. Poi si parte con la pianificazione mese per mese, quindi da quella di gennaio, e io metto sempre un segnapagina che mi segna appunto il mese in cui siamo, e qua segno solitamente gli avvenimenti più importanti, oppure se guadagno qualche soldino, eccetera, così poi posso vedere tutto il mese e non rischio di dimenticarmi qualcosa. Qua ad esempio ho segnato l'esame che sono abbastanza sicura di dare, il 13. E poi qua al fondo solitamente scrivo gli esiti degli esami, per vedere poi in quanti mesi ne ho dati, quanti, eccetera, quindi gennaio, febbraio e via dicendo. È molto comoda, ci sono anche le lune se vi interessa. E poi c'è di tutti i mesi, ovviamente. Poi partono quelle classiche pagine, quindi queste qua ci sono le vacanze internazionali del 2020, eccole qua, che se a qualcuno interessa ci sono. Poi c'è questa mappa del mondo in cui ho deciso di segnare i posti che magari visiterò, quindi per ora ho segnato l'Italia perché vabbè ci vivo, quindi dai, direi che in Italia nel 2020 ci sono già stata, anche se è iniziato da poco, quindi l'ho evidenziato di un colore. Poi magari se andrò da un'altra parte lo evidenzierò di un colore, lo farò anche sulla mappa. E poi ci sono altre varie informazioni, quindi ad esempio la traduzione in piedi, le temperature e tutte le unità delle misure, ad esempio delle magliette, dei jeans per le varie nazioni. Poi invece qua ci sono i codici per poi andare a capire in che posto si è andati, volendo si può segnare colorando appunto il tondino. E qua c'è un travel planning dove appunto si può mettere dove si è andati, la data e qualche nota. Poi qua c'è una pagina bianca che volendo si può decorare ed è puntinata, quindi fatta come un bullet journal. E qua c'è un altro spazio sempre fatto puntinato, ma è molto più sottile, quindi non riuscite forse quasi neanche a vederlo. E io dove ho scritto i miei buoni propositi del 2020, che poi magari nel corso del tempo potrò guardare per vedere se li ho rispettati. Poi c'è un'altra pagina dove c'è appunto il mondo tutto puntinato più leggero che si può colorare oppure disegnarci sopra o quello che si vuole, perché comunque anche se è un'agenda molto semplice è personalizzabile. E qua c'è un metro che può essere sempre utile, e in questa pagina qua io segno gli esami del 2019, quindi non proprio anno accademico, ma proprio da gennaio a dicembre 2019 che ho dato con i vari voti, e qua le mie entrate di ripetizioni, YouTube e bar che ho coperto per appunto ragioni di privacy. E poi qua inizia la varia agenda che però vi farò vedere dopo appunto come è impostata. Vi faccio solo vedere che ad esempio questa settimana qua come è fatta, sono tutte poi fatte uguali, quindi l'agenda è settimanale dove in una pagina ci sono tutti i giorni della settimana con sabato e domenica sulla stessa riga. Ed è a righe dalla parte di destra, mentre a sinistra è bianca. Quello che vedete sotto sono le righe che si vedono in trasparenza dell'altra pagina. E quindi ora andiamo a decorarla un po' insieme.
Allora, volevo scrivere proprio qua nella pagina iniziale, nelle pagine, questa è proprio la pagina, la copertina, e qua c'è scritto di chi è la ricompensa, come vi ho fatto vedere prima. Volevo scrivere appunto 2020 usando questa matita che praticamente cambia colore. Non vi aspettate qualcosa di lettering spettacolare come si vede in altri canali, perché non sono capace, farò qualcosa di molto semplice. Ecco qui, come vi ho detto all'inizio, proprio nella pagina iniziale, questa qua è proprio la copertina rigida, ho voluto scrivere 2020, appunto, semplicemente con questa matita che cambia colore, quindi 2020 e poi anche in lettere ho fatto questi due fiorellini e poi all'inizio di ogni mese ho voluto scrivere appunto il nome del mese con un cuoricino, ve ne faccio vedere magari solo un paio perché poi sono tutti uguali. Ho fatto così per ogni inizio di mese, giusto per personalizzarlo un pochettino. Ah, e comunque mi sono dimenticata di dirvi che queste agendine hanno anche qua una taschina, appunto, dove all'interno ci sono degli adesivi, questi qua. È comunque una cosa carina, perché solitamente la Moleskine si pensa sia un'agenda super seriosa, eccetera, però in realtà appunto gli hanno voluto mettere anche questi adesivini. E ora vi spiego appunto come organizzo la mia agenda. Allora, all'inizio proprio dell'agenda, dove c'è la copertina, ho messo questo post-it in cui ho fatto la mia leggenda, in cui spiego a cosa corrisponde il colore che uso sull'agenda. Quindi, compleanni in giallo, YouTube in azzurro, università in fucsia, impegni personali in verde, ripetizioni e bar in arancione. E poi uso anche dei simbolini da mettere oltre al colore, quindi il punto esclamativo importante, la freccia che può essere a destra o in basso, a sinistra in base a dove viene spostato l'impegno, per spostato appunto, X per cancellato e la V per fatto. Ora vi faccio vedere un esempio della settimana che appunto ho già impostato, questa che è appunto quella di gennaio. Ad esempio avevo un impegno personale, quindi capodanno, e sono tenuto in verde, però dalle 20 abbiamo spostato alle 21, quindi ho fatto una freccetta verso il basso perché veniva spostato dopo, io faccio corrispondere il basso a dopo e ho scritto 21. E poi dopo appunto che sono andata, il giorno dopo in realtà non la sera del 31, ho messo la V perché appunto è stato fatto. Stessa cosa qua, e qua invece per l'università avevo delle pagine a studiare, però sono stata male in questi giorni e quindi non sono riuscita a studiarle tutte, ho fatto una freccetta e l'ho spostata al giorno dopo. Ad esempio queste poi sono state cancellate perché appunto sono stata male tutti e 2 giorni, io pensavo di star male solo un giorno, però questo ad esempio è fatto, e via così. E vedete, invece in compleanni sono in giallo, e secondo me aiuta molto avere una leggenda dei colori, perché appena aprite l'agenda voi riuscite subito a capire questa settimana cosa avete e cosa non avete, e continuo così, quindi poi man mano che li farò posso segnarli. E solitamente quando li scrivo sulla parte di sinistra li sottolineo tutti, e sono impegni specifici in cui magari ho delle tot pagine da fare per l'università, un compleanno specifico oppure un orario specifico, e quindi lo sottolineo del colore. Mentre se non sono sicura del giorno, oppure se nel weekend, ma non so se lo faccio sabato o domenica, li scrivo appunto di fianco nella pagina che c'è a righe. Solitamente cerco di metterlo all'altezza del giorno, a meno che non sia una cosa generale della settimana che scrivo in alto dove non c'è nessun giorno, quindi a questa altezza qua, dove c'è scritto appunto la settimana.
scrivo appunto quello che devo fare e poi se so il giorno preciso, ad esempio qua sapevo che dovevo fare tutto domenica, metto una D di domenica perché sabato e domenica appunto hanno lo stesso giorno, mentre questo sapevo che dovevo farlo il 2, quindi l'ho scritto all'altezza del 2 e continuo così. Qua però non lo sottolineo tutto, ma sottolineo solo il puntino perché non lo so, mi piace così. Comunque c'è anche questo segnalibro e poi va avanti così. Adesso non ho molti impegni perché non andando neanche a lezione, non ho neanche le lezioni da segnare, ma ad esempio ho un compleanno, qua ho un esame che ho segnato appunto come importante, come vi ho fatto vedere all'inizio, e questo è quanto. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, anche se magari è venuto un po' corto, però non avendo magari il bullet journal dove posso disegnare o fare i tracker che si fanno dove si segnano le varie cose, questo è, ci tenevo appunto a essere sincera e farvi vedere quello che realmente faccio. Cercherò quest'anno di mantenerlo perché l'anno scorso, ragazzi, mi vergogno un po' a farvela vedere, ma la mia agenda è diventata un disastro. Un disastro, tutta pasticciata, non segnavo più le cose, me le dimenticavo. Ero partita bene all'inizio, ad esempio qua ero partita bene con i vari colori, eccetera. Poi un disastro. Quest'anno mi impegno, lo dico qua, Alice, riguarda questo video fra un mese, mi raccomando, mantieni l'agenda. Grazie. Va bene, passando questo messaggio per Alice, spero appunto che questo video vi sia piaciuto. Quindi noi siamo arrivati alla fine del video, è il momento di salutare 5 di voi, che sono i primi 5 che hanno commentato l'ultimo video. Quindi se volete essere salutati nel prossimo video, i primi 5 che commenteranno qui sotto appunto verranno salutati. Oggi voglio salutare Ginevra, Killer Virtual Life, Irene Pacifico, Asia e Siria, Maria Giuseppina Pangallo. Grazie mille per aver visto questo video, un bacino a quelli che ho salutato e a tutti gli altri che stanno guardando questo video. Quindi ricordatevi di scrivermi qua sotto le domandine per il futuro a Scalice e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!